Rieccoci. Che vi devo dire, ragazzi? Sfortuna, per fortuna che c'è un autosalvataggio a metà dello scontro finale, quindi praticamente ci dobbiamo solo rifare metà dello scontro finale e ci vediamo. Io il filmato non l'ho visto, ragazzi. Appena mi sono accorto che è andato giù internet, ho saltato tutto il filmato e ho ricaricato il salvataggio, quindi anche io non l'ho visto perché me lo volevo vedere insieme a voi e mi dispiaceva tantissimo. Per fortuna che la connessione a internet è tornata praticamente subito, cioè 3 minuti ed è tornata. Cioè, ragazzi, che vi devo dire? Non ci vogliono far finire questo gioco. Abbiamo iniziato la serata con un glitch audio e poi abbiamo continuato con la linea internet. Che vi devo dire? Do un altro paio di minuti per far ricollegare le persone se vogliono tornare e poi riprendiamo lo scontro finale. Tempo che gli arrivi la notifica. Che vi devo dire, ragazzi? È stata proprio la sagra della sfortuna oggi. Però insomma, comunque, dai. Per fortuna abbiamo recuperato. Mi dispiace da morire, ragazzi, ma purtroppo non è dipeso da noi. Poi è una cosa che non ci succede praticamente mai. Cioè, succederà, che ne so, una volta ogni 3 mesi e per pochissimo tempo. Destino ha voluto che è successo proprio in questi nell'istante del filmato finale. Però, vabbè. Grazie, Raffaele, mi dispiace. Se ce la fai a resistere 5 minuti, ti vedi il filmato finale di Horizon. Quello. Ok. Siamo pronti. Stanno arrivando altri. Concentriamoci sulle nuove macchine. Vediamo un po'. Ah, già. Mannazione. Non ho più. Cavolo. E non ho neanche selezionato le cure. Ok. Ormai
ormai ci resta poco tempo. Proviamo. No, è super resistente giustamente alla corruzione. Entriamo col gelo. No, ho sbagliato frecce. Ma cavolo, mal. Un macello. Ok. Forse conviene semplicemente fare così, che vedo che sta funzionando molto bene. Concentriamo solo in questi punti quando li apre. Così. Fatto. Ora ho la strada libera. Perfetto. Lo sterminatore cade. La battaglia è nostra. Vediamo se questa volta siamo più fortunati. Sono più di una minaccia. Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione.
Ok, Gaia, scusami tanto. Cosa dicevo? Raccontavi una storia. Giusto, sì, beh, come dicevo, era un kit di elettronica per bambini, ma l'avevo collegato a una batteria a pannelli solari e l'erba ha preso fuoco. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno 10 anni. Domanda, quanti anni avevi? 6. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri e subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti, perché c'erano dei nidi in cima al pino. Domanda, cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda, che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse, Elizabeth, essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elizabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa. E ostinata, inarrestabile anche. Ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elizabeth. Grazie. A domani. Che dire, ragazzi, bellissimo, mi è piaciuto da impazzire questo gioco, veramente tanto. E il luogo dove si trovava il corpo di Elizabeth Sobeck era una aiuola fatta a triangolo, dove è lo stesso posto dove troviamo i fiori, dove abbiamo trovato i fiori meccanici, cioè dove si trovano i fiori meccanici. Stupendo, Mats, bellissimo, veramente fantastico, un gioco fantastico. E adesso, se volete, potete dire tutti gli spoiler del mondo, perché il gioco me lo sono giocato come lo volevo giocare, quindi adesso, ragazzi, avanti con gli spoiler, se mi son perso qualcosa, segreti o altro. Veramente, veramente fatto benissimo, ragazzi, non me l'aspettavo fatto così bene, mi aspettavo un gioco carino ma non fatto così bene. No, non lo faccio mai, Mats, no, non lo faccio proprio mai. Li guardo sempre tutti quanti. Grazie a te, Raffaele, rimettiti, facci sapere come stai.
Comunque, bello, bello. Ci siamo presi il nostro tempo, ce lo siamo finito. Un bel viaggio. Belle le storie, carine le missioni secondarie, non sono affatto noiose. Le uniche cose leggermente ripetitive sono le zone corrotte, ma sono talmente tanto poche che tra una zona corrotta e l'altra passa talmente tanto tempo che effettivamente ti va anche di farle. Quindi non... Devo essere onesto, non ho trovato lati negativi. L'unica cosa che mi ha scocciato leggermente, ma proprio in maniera minima, è stato l'inventario limitato. Cioè, capisco la limitazione sulle munizioni. Sull'inventario, meh. Cioè, tipo anche quello dei vestiti. Cioè, perché a parte che cioè comunque tanto ne ho usato praticamente uno per tutto il gioco, perché era quello che mi sembrava più comodo e era quello che aumentava la possibilità di nascondersi. Però insomma, cioè è veramente una critica minore. È veramente un non nulla. Mi è piaciuta molto la storia, è fatto bene. I personaggi sono carini, alcuni si vedono poco purtroppo. Certo Andrea, certo, adesso potete dire tutti gli spoiler che volete. Adesso siete liberi dal vincolo, niente spoiler. Adesso potete spoilerare quanto volete. Una volta che ho finito il gioco, che me lo son giocato come volevo, siete... Dove nel tumulo? Ma non l'ho presa nel tumulo. Mi sa che l'ho presa nel tumulo. Mi sa che la batteria quella nel tumulo l'ho presa. Se ricordo bene. E mi sembra che l'ho prese tutte nei bunker. Cioè i bunker me li sono proprio ispezionati. No. No Andrea, perché lo sai com'è la mia memoria. Cioè, passati 10 minuti già mi sono dimenticato. Ma neanche 10-5. Scusa, ce l'avete un elenco delle batterie? E quella è la prima che ho preso, Metz. Quella è la prima. Allora. Ah, aspetta, forse ne ha trovato uno Viven. Dimmi. Tanto io mi guardo questo calderone che sta costruendo qualcosa e sono veramente curioso di sapere che cosa sta costruendo. Rovine, ventre della montagna. Ventre della montagna?
Ventre della montagna? Dov'è il ventre della montagna? Allora, quella alla rovina l'ho presa sicuramente perché è la prima. Gaia Prime me la ricordo perché l'abbiamo presa stasera. Ventre della montagna, l'ho presa la batteria Ventre della montagna. Ma dentro, cioè dove c'è la culla, o fuori? Perché dentro la culla non mi ricordo di aver trovato delle batterie. Veglia della madre? No, no, ho capito dove dite. Ho capito, non ricordo se ho preso una batteria là. Non ricordo se là ho preso una batteria. Adesso andiamo a controllare comunque. Così vediamo di fare anche questa parte. Comunque dovrebbero fare di più di giochi così. Con una storia così bella. L'ho presa questa. Questa l'ho presa, Andrea. Me la ricordo. Perché stava proprio in cima, nel posto più alto, e ci sono rimasto anche un po' a guardare il panorama. Quella l'ho presa. No, l'unica su cui ho dei dubbi effettivamente è questa qua del ventre della montagna, perché io ricordo che la prima volta che ci siamo risvegliati là dentro non l'ho potuto esplorare tutto il posto, perché a un certo punto mi sono messo a parlare con l'anziana e
Poi mi ha fatto uscire e non sono potuto rientrare. Quando sono rientrato questa sera, mi sa che forse non ho esplorato tutto quanto, può darsi. Quel tumulo non me lo ricordo proprio se l'ho presa. L'unico, sono un po' incerto su questa qua del ventre della madre. Sono sicuro che nella culla non c'è. Gaia Prime l'ho presa. Quella l'ho presa. Il tumulo non me lo ricordo proprio. Credo di sì, perché te l'ho detto, è difficile che... Cioè, alla fine, ti ho detto, l'unico su cui non sono sicuro è questa qua del ventre della madre. Le altre Gaia Prime sono sicuro. Cioè, il ventre della montagna, il ventre della madre. Quella del tumulo, Andrea, non lo so. Non ne ho la più pallida idea, perché non mi ricordo proprio il tumulo come zona. Però te l'ho detto, di solito quando entravo in questi bunker, queste basi, me le esploravo molto bene. L'unica che non sono sicuro di essere... di aver... bella. L'unica che non sono sicuro di aver esplorato bene è il ventre della montagna. Anche se ricordo di... No, non lo so. Perché poi c'era tanta gente quando... Quando ci sono tornato durante la quest dell'assedio del... dei cultisti, c'era tutta la gente in giro sparsa per terra e via dicendo, quindi non mi sono messo a esaminare molto bene il posto, e quella è praticamente l'ultima volta che ci sono entrato. Poi dopo che sono entrato all'interno della culla sono riuscito, ma non mi sono fatto il giro, sono uscito diretto. Quindi mi sa che è quella. Voi comunque dite che ci faranno il seguito. Non lo so, guardate ragazzi, il discorso è questo, per esempio, no? Prendiamo come esempio The Last of Us. Prendiamolo come esempio, ok? Quel gioco a me è piaciuto tantissimo. Secondo me quel gioco è un vero capolavoro. Va bene? Quando ho finito The Last of Us, no, dopo che mi sono ripreso dallo shock, ho detto speriamo che non facciano il seguito, perché secondo me non renderebbe quanto il primo. Poi ho visto il trailer del seguito e ero contentissimo e ho detto che forza, fanno un altro The Last of Us.
Quindi ragazzi, che vi devo dire? Ah, per adesso secondo me va bene, cioè la vedo come una storia conclusa, una bella storia, un bel finale, e spero che si fermino qua, però magari, non lo so, tra un paio d'anni poi vedo il trailer di Horizon 2 e faccio: oh, che figo, fanno un altro Horizon! E quindi, cioè, tutto è possibile. Però c'è un esercito che ha lavorato a questo gioco, perché... E quindi da domani ci possiamo iniziare NieR. Domani sera possiamo iniziare con NieR. Sì, è qua dalla settimana scorsa. Sta sulla scrivania, è ancora tutto sigillato. È qua sulla scrivania tutto sigillato, in attesa di essere giocato. Perché c'è anche per PC NieR. Non è un'esclusiva PS4. Comunque l'ho per PS4, se c'è anche per PC. Ah! Pensate, non lo sapevo proprio, pensavo fosse un'esclusiva PS4. No, comunque no, per PS4. Le musiche sono molto belle, si stanno bene per il tipo di gioco. Veramente carino questo pezzo.
Comunque, alla fine, cioè, da tutto quello che mi avevano detto nella chat, cioè, io sono stato più di una decina di persone che mi avevano detto che questo gioco era un gioco molto molto corto. Ma sì, più di una decina di persone me l'avevano detto: guarda Mal, non ti aspettare un gioco lungo, perché alla fine è molto molto corto. Ma noi abbiamo superato, mi sa, le 40 ore di gioco e non abbiamo neanche fatto tutto, perché la batteria manca e non abbiamo preso neanche tutti i collezionabili. Anche se normalmente i collezionabili non è che mi fermo a prenderli, cioè se ci passo vicino sì, però non è che sono un fissato per andare a prendere i collezionabili. Volevo finire un set per vedere qual era le ricompense che ti davano, però poi ho dato delle ricompense delle casse, ho detto oh, vabbè, mi aspettavo qualcosa di più particolare e quindi gli altri non me li sono andati a prendere. Dai, siamo arrivati ai ringraziamenti speciali, dovrebbe essere finito. E vabbè, ma intanto ci stiamo facendo due chiacchiere, dai. E poi le musiche sono belle, dai. Il primo era molto lungo, cioè è strano, perché il primo praticamente lo dovevi finire 4 volte e quindi tu lo il gioco era diviso in due parti, c'era la prima parte e la seconda parte. La prima parte la giocavi una volta sola, la seconda parte invece la dovevi rigiocare 4 volte per vedere il vero finale del gioco. E quindi sì, se tu sommi la prima volta ti devi giocare la prima e la seconda parte, poi ti devi rigiocare la seconda parte altre 3 volte. E quindi sì, se metti tutto insieme era molto lungo. Io l'ho per PS3, ma è uscito, mi sa, anche per Xbox One, se ricordo bene. No, per Xbox One, scusa, per Xbox 360. Mi sembra. E là pure praticamente mi mancava un trofeo solo da prendere sul primo Nier per fare il platino, ma non ho avuto la pazienza per prenderlo. Che cioè, alla fine, se sono cose divertenti da fare, mi piace pure prenderli i trofei. Ma se sono cose tipo caccia agli oggetti oppure diciamo che non sono cose che fanno per me. Colleziona tutto questo, colleziona. Non lo so. No, no, non sono un fan di collezionare cose, a meno che effettivamente non. No, no. Non lo so. Dipende forse dal gioco. Infatti, è per questo che non.
ho fatto il platino su un solo gioco e l'ho fatto solamente perché non avevo mai avuto un gioco con un platino. Quella è stata l'unica volta che l'ho fatto e perché non ne avevo uno e ne volevo uno. Però se no di solito non mi fermo. A fare queste cose. Il primo è solo. Allora, guarda, del primo Nier ci sono due versioni. C'è Nier, che è la versione europea americana, e poi c'è Nier Gestalt, che è la versione giapponese. Sono praticamente uguali, cambia leggermente la storia perché su Nier Gestalt il protagonista su Nier normale il protagonista è il padre di una ragazzina. Su Nier Gestalt il protagonista è il fratello di questa ragazzina, che è sua sorella. Guarda, quando l'ho preso io mi sembra che l'ho pagato tipo 15 euro, credo, 15 o 19 euro, non ricordo. Adesso, perché Nier Automata stava uscendo e molto probabilmente hanno rialzato tutti quanti il prezzo. Ma quando l'ho preso io non costava assolutamente nulla. E tu calcola, l'ho preso praticamente neanche tantissimo dopo che era uscito. L'ho trovato subito scontatissimo. Adesso col fatto che è uscito Automata, molto probabilmente hanno rialzato tutti i prezzi. C'è la preghiera quella alla guglia, quella che mi piace a me. È stupenda questo canto. Senti, sono romano, ho dei problemi con la G e la L. Che vuoi? Ognuno ha il proprio dialetto. Non è una scusa. È un bellissimo gioco il primo Nier, però insomma è un po' particolare essendo di Yoko Taro è veramente un gioco particolare. Stava dicendo a me, Andrea. Mi prende in giro. Questa canzone è stupenda, ragazzi. Mi piace tantissimo. Poi è stato completamente inaspettato. Cioè, io stavo camminando a Meridiana e mi trovo questi sacerdoti sul balcone che intonano quest'inno. È stato stupendo.
stato veramente fantastico. Comunque sì, ragazzi, hanno messo tipo tutta la popolazione di un paese a fare questo gioco. Tra marketing, cioè, allora, tolta la gente che effettivamente l'ha fatto. Poi praticamente cioè, hanno incluso tutto il marketing. Praticamente l'elenco di dipendenti delle società, non so che altro stanno aggiungendo. Forse siamo arrivati alla fine, eh. Sai che siamo arrivati alla fine? E invece no, dopo Uther ce n'è un altro. Dai, dai, è finito. Ciao, mio vecchio amico. Ti ricordi di me? Abbiamo ancora molte cose di cui parlare. Molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio. Quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene, iniziamo. E quindi che cos'è l'anteprima del secondo o l'anteprima di un DLC? No, devo sapere adesso. No, devo sapere, devo sapere. Che cos'è un DLC? O è il secondo, o è il... O... No! Dici che è il secondo, Metz? Non è un DLC? Ma faranno i DLC di questo gioco? Però il season pass non c'è. Ok.
No, stupendo. Ok, andiamo a vedere se effettivamente era quella che mi mancava di batteria. Testiamo. Dici che è il 2? Ah, non mi va di aspettare, voglio sapere adesso. Voglio sapere ora. Voglio sapere in questo istante. Io che lo sapevo era un grandissimo bastardo. Lo sapevo che era un grandissimo bastardo. Troppo bastardo, lo sapevo. Va bene, va bene, va bene. Son contento. Mi è piaciuto anche il post-credit. Quella scena ci stava, era azzeccata, era veramente azzeccata. Facciamo un salvataggio manuale, tanto insomma. E vediamo se era quella che mi mancava. È di qua, no? Sì. Dopo gli mando una mail, Andrea. Faccio ciao, ho finito Horizon poco fa. E volevo Non si sa sapere mai se quando potrebbe avete servire. intenzione di fare il secondo o di fare dei DLC. Dai, è stato stupendo il finale, ragazzi. È stato veramente bellissimo. Ma proprio tutta la parte finale, cioè tutta la battaglia di Meridiana è stata. È stato veramente divertente. È stata veramente, veramente una parte bella da giocare. Ce l'ha inviata la Cioè, madre. praticamente solo questa parte, ma sembra di. Riesaminiamo, ma credo di aver visto tutto. Questa dovrebbe essere l'ultima batteria necessaria per Ma raggiungere quell'armatura antica. Ok. Abbiamo trovato la batteria. Dannazione, guardate quale batteria mi mancava, stava proprio là e non l'avevo vista. Assurdo. Veramente assurdo. Ora non puoi usare il viaggio veloce, dannato. Per volontà della dea non ci hanno spezzato. Ma te l'ho detto, questo posto era. Cioè, la prima volta che lo volevo esplorare non sono riuscito a esplorarlo. E la seconda volta era pieno di gente per terra e non. Si vede che non ci ho fatto caso. Ma guarda te. Guarda che mi mancava. Dannazione. Ero quasi arrivato vicino, però, dai. Le ho trovate tutte, mi mancava solo questa. Non pensavo. Devo essere onesto, non sarei neanche tornato a vedere là dentro. Cioè, mi sarei rivisto gli altri bunker. Là dentro non ci sarei proprio mai tornato. Non mi sarebbe proprio venuto in mente di andare a vedere là.
Questo non va male. Da solo, cioè il gioco l'ho giocato prendendomi tutto il tempo possibile, quindi non l'ho trovata e non l'avrei proprio trovata in nessun'altra maniera. No, come 2 anni? Non mi ha di aspettare 2 anni, lo voglio giocare adesso. Piano, il seguito. Piano. Subito, guarda, subito dopo Nier voglio giocare il seguito. Adesso gioco Nier e poi però voglio giocare Horizon 2. Ok. Sembra che quelle morse blocchino l'armatura. Ecco, devo solo trovare il meccanismo che li alimenta. Ancora 2. No, 2 anni sono troppi. Ne manca una. Sì. Ci siamo. Questa è la. Allora. Si è acceso. Ora devo mettere le cifre in ordine. Deve esserci una specie di codice. Ok. No. Ho sbagliato. Sì. Sì. Così. E. Giusto? No. Allora. Questa l'ho sbagliata. Quanta. E. Novanta. 2,70. 3,60. 4,50. 6,30. Diamo un'occhiata a quell'armatura da lì, d'accordo? Ok. Vediamo cosa posso fare con questo materiale. Ho sbagliato l'ultima. Una cassa abito tessitrice di scudi. Ehi, c'era il trofeo. Uscita super. Potete. Deve ricaricarsi dopo l'uso. È più carina da vedere questa, però. Questa è bellissima l'armatura. Quella della tessitrice di scudi. Wow. Oh, no, beh, l'effetto grafico è fortissimo. L'effetto grafico è forte. Come non detto. Mi rimangio quello che ho detto. Va bene, ragazzi. Penso che. Allora. L'unica cosa che mi rimane effettivamente è quella di raccogliere i collezionabili, ma. Cioè, a meno che non c'è qualche altra quest secondaria in giro che ho saltato, penso che l'unica cosa che mi rimane è quella di recuperare i collezionabili, ma ve l'ho detto, non è che mi interessa particolarmente.
Le zone corrotte le abbiamo fatte tutte, i campi di briganti le abbiamo fatte tutte, le quest, tutte quelle che a cui siamo in cui siamo incappati le abbiamo. Ciao Shinigami. Le abbiamo fatte e i villaggi li abbiamo finiti alla fine di visitare tutti quanti. E non ci rimane proprio niente da fare. Abbiamo praticamente fatte. Provala su un bel divoratuono. Se riesco a trovare una zona di caccia dei divoratuoni, però non la vedo. Avis tempesta. Ricordo doveva esserci una zona. Era Tauri. Keler morsi. Corsieri, secodonti, manticeri. Non riesco proprio a trovare il segnalino di divoratuono. Spezzaroccia. Se stanno dovrebbero stare. E questo qua su? No, questo non mi sembra un divoratuono però. Mi sembra. No, questo è un Keratauro. Andiamo a vedere qua. Forse è questo. Forse è quello lassù. Andiamo a vedere al volo. Però sì, alla fine era è carina come armatura. Certo, non si possono mettere potenziamenti. Ma soprattutto, ma con i punti in più, uno che ci fa? Dici? Ce li mettiamo in tasca, quindi. Perché mi sa che abbiamo dei punti che avanzano. Che abbiamo tipo 2-3 punti che ci avanzano. Abbiamo preso praticamente tutte le abilità possibili. Chissà quanto siamo arrivati di percentuale. Quindi niente, calcola anche i collezionabili nella percentuale del gioco. Vediamo un po'. 86%. Qua dritti. E li ho giocati Siberia, Andrea. Molto carini. Che sto completamente sbagliando strada. Certo fa un bel po' di rumore questa armatura. Potrei pentirmene. Cosa sei, una cura? Andiamo a vedere, va. Veramente un bel po' di rumore. Però l'effetto mi piace da morire. Un
Ah, qua c'è solo un segodonte. Vabbè. Non si è mai troppo preparati. Oramai stiamo dal segodonte, ragazzi. Facciamo vedere. Il segodonte con tanto di sentinelle. Un pochino troppo potenti per... Vediamo un po' se ci colpisce la sentinella, che succede. Ah! Niente, l'armatura assorbe proprio i colpi. È stupenda, ragazzi. Cioè, assorbe proprio i colpi. Cioè, ti colpiscono ma non fanno danno. È completamente esagerata. Va bene, troviamoci un falò e facciamo il salvataggio finale del gioco. E niente, a meno che non fanno uscire dei DLC o cose particolari, direi che abbiamo completamente finito con Horizon, ragazzi. È stato un bellissimo gioco, veramente fantastico. 42 ore e 22 minuti. Beh, direi che come durata è discreta. Beh, vale il costo del gioco, secondo me. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti, grazie della compagnia. Vi auguro una buona notte, ci vediamo questa mattina come al solito e domani sera iniziamo Nier. Grazie ancora a tutti e ciao ciao!